così con disinvoltura, si mette a scrivere, poi rimane impigliato in questa rete, non riesce più a districarsi e tutta la vita è costretto, un po' è stato il caso mio, io mi sono messa per gioco a scrivere, a tradurre, eccetera, e poi ci sono rimasta impigliata e non ho potuto più farne a meno. E tutta la mia vita è stata dedicata a questo. Quando viene l'estate o il ricco autunno, per lui bassi giacigli di ammucchiate foglie si fanno ovunque sul declivio del fertile vigneto, e qui egli giace dolente, accresce in cuore la sua pena, sognando il tuo ritorno, e una vecchiezza dura gli è sopra. Anch'io così mi spensi, compiendo il fato, e non la saettante che dritta mira, coi suoi miti dardi mi colse uccise nelle stanze, e morbo non mi assalì, che per lo più dal corpo con lento logorio strappano l'anima, e morbo non mi assalì. Ah, di quelli che, scusate, che questa è una variante. E morbo non mi assalì di quelli che dal corpo con lento logorio strappano l'anima, ma il rimpianto di te, nobile Ulisse, del tuo senno e del tuo tenero affetto, mi ha tolto il bene della dolce vita. Sempre più mi cresceva in cuore acuto strazio e rivolsi a lei parole alate, madre, perché non resti se io mi struggo di abbracciarti, così che entrambi al collo gettandoci le braccia anche nell'Ade, gustiamo l'acre voluttà del pianto. O forse a me questo fantasma l'alta Persefone ha mandato perché io debba piangere e lamentarmi anche più forte? Dissi, e a sua volta subito rispose l'augusta madre: «Ahi, figlio mio, tra gli uomini tutti il più sventurato, non la figlia di Giove, non Persefone ti inganna, questa è la sorte dei mortali quando qualcuno muore. Che le carni e le ossa non sono più dai tendini congiunte, tutto divora l'impetuosa furia del fuoco ardente appena esce la vita dalle ossa bianche e vola via per l'aria l'anima e si dilegua come un sogno. Su via, tendi al più presto a ritornare verso la luce e tutto serba in mente per ridirlo più tardi alla tua sposa». Pensate che questo pezzo qui è il primo pezzo dell'Odissea che io ho fatto da ragazzina, 14 anni, e perché mi aveva colpito. Siccome io scrivevo allora le poesie sulla morte, quelle dei diari, in quel momento scrivevo proprio le poesie sulla morte, e allora mi colpì questo pezzo d'Omero, per caso mi venne sotto gli occhi. E mi colpì perché parlava della morte e ne parlava in questi termini che avete sentito. Allora, lì per lì mi è nata l'idea che forse l'Odissea era il poema che sarebbe stato adatto a me per tradurlo, perché questo pezzo mi toccò profondamente. Ed è poi, ho scoperto in realtà, il pezzo più alto di tutta l'Odissea, no? È stupendo, il più drammatico. E quindi diciamo che senza volerlo sono proprio partita da qui, da questo brano, che poi nel corso degli anni ho migliorato, lavorato, lavorandoci intorno, eccetera. E adesso non è quasi, non c'è quasi un verso che sia come quello della prima stesura dell'adolescenza. E questi due versi qui li ho proprio cambiati di recente, l'anno scorso, così, quindi ogni tanto mi sbaglio. Cioè pensate che prima ci avevo messo la tabe, ecco adesso un'altra delle cose. Ho levato tutte le parole che potevano suonare antiquate, ma non solo perché suonavano antiquate, ma pensando che in futuro nessuno le capirà più. Cioè, per esempio, adesso la parola tabe, voi sapete cosa vuol dire? Forse neanche voi.
figuriamoci le generazioni future. Sarebbe marciume e la decomposizione. E la, dice, un morbo di quelli che piano piano decompongono il corpo, insomma, cioè la malattia che decompone, che consuma l'ora, il corpo, con una lenta, un lento logorio, appunto, adesso l'ho reso con logorio, consunzione, logorio. E, ma nella Tabe è presente anche come il bubbone che scoppia e fa venire fuori il marcio, insomma una cosa così. Era più per te, come parola più giusta, però insomma con morbo non mi assalì che per lo più la vita con Tabe odiosa, mi pare che era con Tabe odiosa, e adesso è con lento logorio. Quindi dell'espressione greca, del testo, non è rimasto molto, è diventata un'espressione moderna. Nausicaa dalle bianche braccia ad altro pensava intanto, ripiegò e depose sul bel carro le vesti, poi le mule d'un viaforte aggiogò, salì lei stessa, si volse a Ulisse e lo esortò dicendo. Ecco, naturalmente mi sono accorta che c'erano troppe O accentate, perché ho dovuto levare anche questo. Cioè non bastava controllare sul testo e vedere se tutto era a posto, perché naturalmente i difetti che vengono fuori nel mio testo non sono in Omero, perché io posso avere degli incontri di parole che anche lui, ma in lui non si notano, e invece nel mio italiano si notano, perché Omero è pieno di ripetizioni. E forse per il suo stile questo va bene, ma non va bene per il mio italiano, il mio endecasillabico. E quindi ho dovuto fare tutto un lavoro proprio sull'italiano, per togliere i difetti del mio italiano. Che perché non... ripete? Per ribadirlo? Perché? Probabilmente perché è un poeta più popolare di quello che sia, nonostante tutto, anche se io dico che è già un poeta aulico, Omero, perché tutti questi epiteti sono accademici, quindi legati già a tutta... a tutte quelle formule di rito, un rituale, diciamo, che si forma solo quando c'è già tutta una civiltà che lo comporta. Quindi Omero è già un poeta a un apice di civiltà, però probabilmente è sempre più popolare di quello che possiamo, dello stadio a cui possiamo essere noi con la nostra poesia di oggi, no? Perché io sono poeta d'oggi. E quindi devo fare anche poesia d'oggi, pur traducendo me. E allora nella mia poesia d'oggi le ripetizioni stanno male. Invece in Omero forse, io non lo posso dire, perché per quanto uno conosca un'altra lingua, però non si può essere dentro quella lingua a tal punto da capire se le ripetizioni danno noia oppure no. Capisci? Ci vorrebbe l'orecchio di un greco e poi di un greco antico, neanche di un greco d'oggi. Quindi è difficile. Allora io quando ho potuto le ho levate, quelle più che davano più noia le ho levate. E in questo caso poi abbiamo i verbi italiani, quindi che è una cosa tutta italiana. Cioè ripiegò, aggiogò e esortò. Dunque allora pensate, questo esortò dovevo levarlo. Mi è toccato, a furia di girare per trovare altre soluzioni, accettare, perché poi ho sentito l'orecchio di qualcuno lì al mare che mi ha un po' aiutato, e ho dovuto scegliere questa frase assolutamente italiana che non ha più niente a che vedere col testo. E mise Ulisse, adesso vi coinvolgo e vi chiedo se piace anche a voi, e mise Ulisse a parte del suo piano, pensa. Disse, e all'indietro stramazzò, supino cadde, e giacque da un lato ripiegando la testa enorme. Poi lo vinse il sonno che tutto doma, e dalla gola, e vi dico com'è adesso, cioè volevo dirvi com'era prima, ma ve lo dico? E dalla gola, a fiotti, vino eruttava e carne umana a pezzi, ruttava e vomitava ebro il ciclope. Una volta, questa cosa l'ho fatta da ragazza, e ci posavo l'accento su questa cosa, mi pareva una soluzione molto bella, perché io roboante,
e dalla gola a fiotti vino eruttava e carne umana a pezzi eruttava e vomitava, ebbro il ciclope. E guardate adesso con che semplicità, che poi il punto d'arrivo è sempre la semplicità, come l'ho corretto. E dalla gola interi pezzi di carne umana e nero vino ruttando vomitava ebbro il ciclope. Dunque, e dalla gola interi pezzi di carne umana e nero vino ruttando vomitava ebbro il ciclope. Cioè non c'è più la roboanza, ma c'è l'essenziale. Allora la semplicità è sempre il punto d'arrivo. Dunque torno a dirlo. Disse all'indietro stramazzò, supino cadde e giacque da un lato ripiegando la testa enorme. Poi lo vinse il sonno che tutto doma e dalla gola interi pezzi di carne umana e nero vino ruttando vomitava ebbro il ciclope. Allora io spinsi il palo sotto un mucchio di brace al punto che si arroventasse, tutti i compagni incoraggiai temendo che uno atterrito si tirasse indietro. Quando il palo di ulivo, benché verde, stava nel fuoco ormai per infiammarsi e orrendamente ardeva, io più vicino lo portai, trattolo dal fuoco, e intorno mi stavano i compagni. Certo il grande coraggio un Dio nell'animo ci infuse. Quelli, il palo di ulivo, ecco anche qui ho cambiato, quelli, il palo di ulivo aguzzo in cima, con, levando in alto, infissero nell'occhio. No, no, no. Sì, forse. Quelli, il palo di ulivo aguzzo in cima, levando in alto, infissero nell'occhio. Premendo dal di sopra, io lo ruotavo. Come quando uomo fora asse di nave col trapano, altri sotto con le cinghie lo girano tirando un capo e l'altro, corre il trapano sempre assiduamente, così dentro il suo occhio l'infuocato palo noi ruotavamo e intorno a quello che ruotava colava il sangue caldo. Tutta in giro la palpebra e le ciglia bruciò la vampa, ardeva la pupilla friggendo al fuoco fino alle radici. E come quando un fabbro una gran scure o un'accetta che manda un alto strido nell'acqua fredda immerge per temprarle e questo imprime la sua forza al ferro, così strideva l'occhio intorno al palo e un lungo urlo mandò tremendo. Intorno la roccia necheggiava e noi sgomenti balzammo indietro ed egli il palo, intriso di molto sangue, si strappò dall'occhio. Via da sé lo scagliò folle annaspando. Poi chiamava a gran voce altri ciclopi che abitavano intorno in grotte sparse su per ventose balze. Udendo il grido, chi di qua, chi di là corsero quelli e intorno all'antro stettero chiedendo che male lo affliggesse. O Polifemo, quale tormento hai tu che nella placida notte gridi così, ci togli il sonno? Forse qualcuno ha voglia di rubarti le greggi e tu non vuoi? Forse qualcuno con l'inganno ti uccide o con la forza? Dall'antro a loro il forte Polifemo rispose: amici, vuole con l'inganno,
non con la forza uccidermi nessuno. Rassicurati, dissero a voce alta, se nessuno ti offende e tu sei solo, certo è dal grande Giove che il malanno ti viene e non si può schivarlo. Prega dunque il re Poseidone, che è tuo padre. Dicendo se ne andarono e il mio cuore rise perché li aveva il falso nome e la fine ironia tratti in inganno.